buongiorno, anzi buonanotte, sono le 3:30, parto da Ivrea, destinazione Viverone, il mio lago dove ho pescato tantissime volte. A queste zone sono molto molto legato. Qua sono sul ponte della Dora, questa qua che si vede qua, la luna, e 40 gradi in sti giorni, 43 percepiti, quindi bisogna partire di notte. Eccomi arrivato al lago di Viverone, tappa per me molto significativa e molto importante, perché qua è dove sono venuto a pescare tantissime volte, anche con mio padre, con alcuni amici, e quindi la mia storia di pescatore si lega molto a questo lago. E dopodiché, quando ho incontrato Valentina sul cammino di Santiago nel 2014, ho poi scoperto appunto in quell'occasione, quando ci siamo conosciuti, che lei praticamente vive a due passi dal lago di Viverone. Quindi anche la mia compagna, con cui vivo adesso, è praticamente di questa zona qua. E tutto si incastra. Tra l'altro, entrando in Viverone, ho letto che è gemellata Viverone con una città in Croazia, dove io nell'ultimo anno ci ho vissuto praticamente ogni 15 giorni. Quindi questi intrecci pazzeschi che stravolgono veramente la razionalità. Dai, Fes. Primo bagno del cammino, almeno te l'hai già fatto? No, dove l'ho fatto? Appunto, primo bagno del cammino dove lo faccio al lago di Viverone, il mio lago. 40 gradi, stiamo camminando con 40 gradi, caldo alla Madonna, e io e Mauri oggi ci facciamo il bagno. Primo tuffo aspetta a me, così sento l'acqua, va bene? Eh? Va bene, dai, vai. Conta? Vai, uno e mezzo, due e mezzo, tre. Vai. Com'è? Calda. È calda? Sì. Bene, pensavo. Dai. Grande. Siamo arrivati fino a Viverone, da Canterbury, quindi il bagno ce lo meritiamo. Bravo, Fis. Tocca a te. Bella la vita, Pellegrino. Allora, com'è? Com'è? Bene, è bella sta acqua qua. Allora, ecco qua le ultime mondine, giusto? Bravo, proprio così. Tu ti chiami? Giuseppina. Marisa. Porzia. Porzia, cosa fate qua? Allora, togliamo innanzitutto l'erba cattiva e poi mondiamo il crodo, che è il riso matto.
Ecco, e sono praticamente queste piante qua che vedo, sono sì, quelle che avete tirato via. Queste è erba, non è erba. E sono infestanti. Sì. Perché hanno un seme che dopo sennò si, sì, si riproduce. Sì. E voi tutto qua fate tutto a mano? Tutto a mano. Tutto sulle rive, quelle erbacce lì che vedi sulle rive, è tutto fatto a mano da noi. Fantastico, io non sapevo che esistevano ancora le mondine, guarda qua. Guarda qua, la bellezza, eccole bellezza, qua. Una foto così? Dai, aspetta. 70 anni, eh? È grande. Ti faccio la foto. Scusi, mi sa indicare la via Francigena per piacere? Eh? Sempre dritto in fronte. Ma lei l'ho già vista in questi giorni? Ci conosciamo? Può darsi che l'abbia intravista. Ah, ecco, sì, perché sì, vabbè, mi niente. Sembra di intravista. Anche lei è un pellegrino? Anche lei è un pellegrino? Sì, sono anch'io un pellegrino. Ah, bene, bene, allora piacere. Io proseguo allora. San Germano. Al signor Come arriviamo? Qua nella contrada, dovremmo arrivare. Arrivati a San Germano, qua è una vecchia contrada, tipo casalinghiera. Sono partito da San Germano, destinazione Vercelli. Sono partito alle 4 del mattino, ho attraversato parte delle risaie, tutto spruzzandomi continuamente con la bomboletta perché era pieno, pieno di zanzare. Eccola qua. È stata veramente massacrante. Erano fameliche. Adesso sono a 7 km da Vercelli, andiamo avanti. Qua ho fatto una deviazione per appunto questo paese abbandonato, Cascine, non mi ricordo come si chiama. Beh, c'è anche la sua chiesetta qua. Un mondo rurale abbandonato e dimenticato. Un mondo di cascine, di vecchie tradizioni, tutto ormai lasciato a se stesso. C'era anche una bella scritta su un muro: è il popolo che lascia la terra, la propria terra per l'urbanizzazione, e la decadenza è ciò che l'aspetta. Effettivamente a volte è stato così. Si sente il profumo del lavoro, del sudore della fronte nei campi. Ormai tutto meccanicizzato e parte è stato lasciato a se stesso, abbandonato. Arrivato a Vercelli, è domenica. Tutta mia la città, come diceva la canzone. Adesso cerco un bar dove far colazione, riposarmi perché mi sono sparato 20 km tutto di un fiato tra le zanzare, e poi vediamo di trovare dove fermarci a riposare perché sono stanco, le gambe di legno.
quindi anche se sono solo le 7:30 del mattino, per me la giornata, la tappa è già bella che è finita. Si lascia Vercelli per andare a Robbio. Questo è il Sesia e oggi si fa parte del cammino costeggiando il Sesia. Sono le ore 6 e ci si avvicina sempre di più al milanese, all'Interland milanese, dove a Garlasco incontrerò delle amiche e a Pavia incontrerò mio figlio. Ci si avvicina pian pianino, lasciato il Piemonte ieri, siamo in Lombardia. Risaie, ormai sono 4 giorni da Ivrea che camminiamo in mezzo alle risaie. Zanzare, canali di irrigazione, tanto verde e zone che a pochi piacciono, a me piacciono perché mi ricorda un po' un'infanzia passata in pianura padana, non qua nel cremonese, ma comunque sempre pianura padana, imparando a pescare, imparando ad andare a cavallo col mio amico Giuseppe, a cui mando un calorosissimo saluto. Ciao Beppe. Arrivato a Mortara, adesso vediamo l'albergo. Ecco, io è la prima volta che vedo un riccio che si chiude veramente a riccio. Questo, guardate che roba, sembra una palla. È un riccio vero.
adesso non vorrei purtroppo rompergli le balle, ma ed è impressionante perché non vedi più né la testa né le zampe, è una palla praticamente, è incredibile. Bene, stamattina ho lasciato Groppello subito dopo Garlasco, destinazione Pavia. Sto entrando adesso nel parco del Ticino, che diciamo non conosco, malgrado il Ticino sia un fiume importante di cui ho sentito tanto parlare, non ci ho mai pescato ed è una zona che non conosco, quindi mi fa molto piacere attraversarla a piedi camminando. Che per me rimane il miglior modo per viaggiare sempre e comunque. Ecco, arrivati al ponte di legno per l'entrata a Pavia. Un saluto da Pavia, Ponte di Legno. Buona giornata. Ciao. Ieri ho lasciato Pavia, dove ho incontrato mio figlio Jacopo, col quale abbiamo fatto una bellissima gita a Pavia, poi siamo andati in osteria a mangiare e alla fine ha dormito con me. E niente, stamattina l'ho salutato, quindi destinazione, non mi ricordo il paese, comunque cerco di portarmi avanti, che siamo dovremmo arrivare a Piacenza domani. Allora, questo è uno dei tanti alloggi che si possono incontrare a donativo nelle chiese, che sono molto molto spartani, molto caldi, bisogna un pochettino avere a volte un po' anche il pelo sullo stomaco, insomma, è molto spirito d'adattamento. Io ne ho girati tantissimi, perché comunque si può spendere dai 5 ai 10 euro, 20 euro, quello che uno vuole lasciare, e uno può anche risparmiare. Comunque qua c'è il microonde, c'è il tè, c'è tutto. Thank you.
Ecco, appena attraversato il ponte dell'Ambro. Adesso qua c'è un gregge di pecore, quindi siamo nell'Odigiano praticamente. Fiume Lambro, che insomma è purtroppo conosciuto per il suo inquinamento. Passa da Milano. Allora, questo qua praticamente è dove il Lambro si unisce al Po. E io qua, proprio in quel punto lì, su quella punta lì, verde, con una guida di pesca, qualche anno fa, vidi il mio primo siluro a galla. Quando poi misi una barca a Bagnolo San Vito sul Po e per qualche anno pescai sul Po. Ma esattamente qua con il Nico, che qualcuno magari conosce, guida di pesca di Somalia, eravamo qua a pescare e vidi appunto un bel siluro a galla che boccheggiava. Quindi è un punto in cui sono già stato, ma in barca e non da riva, quindi un bel ricordo. Grande emozione, perché per me è un momento difficile in cui ho abbandonato la pesca per un po', ho venduto la mia barca in Croazia, anche quella sul Po l'ho venduta, e quindi mi riemergono emozioni forti, voglia di tornare in barca. Qua siamo all'attracco fluviale, dove ci traghetteranno dall'altra parte del Po, un po' più giù, circa 4 km, ed è diciamo il guado che fece Sigerico nel 900 più o meno, adesso la data precisa non la ricordo, dopo Cristo, per appunto quando raggiunse poi Canterbury. Ce l'abbiamo fatta. Come ti chiami? Eh? Come ti chiami? Danilo. Danilo.